continua la resistenza al fronte ucraino. Secondo il presidente Zelensky, man mano che gli scontri si fanno più vicini a Lysychansk, non lontana da Severodonetsk, sempre più persone decidono di abbandonare la città. Perché me ne sto andando? Perché hanno distrutto la mia casa, ho lasciato tutto dai vicini, inclusi i miei gatti. Mi dispiace molto, soprattutto per il giardino. Me ne ero presa cura e ci avevo piantato di tutto. Ora ci sono troppi bombardamenti ed è pieno di case danneggiate. Ieri se n'è andata un sacco di gente. Io ho deciso di andarmene con mia madre, che ha 80 anni. Ce ne andiamo verso la città di Dnipro. Le autorità ucraine stanno facendo il possibile per evitare che i civili finiscano oltre le linee nemiche. Le operazioni di evacuazione in questi casi sono fondamentali, perché stiamo subendo bombardamenti da ogni lato e la sopravvivenza dei civili è forse l'unica cosa che conta. L'attenzione del governo ucraino rimane principalmente puntata sul Donbass, ma la Russia potrebbe riaprire dei fronti momentaneamente chiusi, da un momento all'altro, per distrarre le forze ucraine dal fronte orientale. Le sirene degli attacchi aerei si sentono anche adesso, durante questa intervista. Questo sta a significare che la guerra non è assolutamente finita, dichiara il ministro degli affari interni ucraino. Siamo consapevoli del fatto che qualunque posto in Ucraina può diventare bersaglio dei razzi russi, e Kiev non fa eccezione, ha aggiunto. In occasione dei festeggiamenti per il 350° anniversario di Pietro il Grande, Putin ha paragonato la guerra in Ucraina con le conquiste dello zar nel XVIII secolo. Pietro il Grande ha portato avanti una guerra di 21 anni. Si potrebbe dire che stesse lottando con la Svezia per strapparli dei territori, ma in realtà non è stato affatto così. Lui si stava solo riappropriando di terre che spettavano già alla Russia. Ha semplicemente riconquistato e consolidato i territori russi. Ora tocca a noi. Spetta a noi riconquistare e consolidare i territori russi. Putin vuole essere visto da tutti come una sorta di Pietro il Grande, il modernista, ma in realtà è probabile che verrà ricordato come un leader crudele, sanguinario e imprevedibile.